Silenzio che vuole il Signore, silenzio dai suoni, dai rumori, ma grido dell'anima, preghiera del cuore, preghiera dell'anima, relazione di affetto con Gesù, con la Madonna.
il silenzio è molto più eloquente della parola. Il silenzio dice nostro intimo, che non può essere espresso con parole, con termini. Dice il nostro affetto verso il Signore, come noi nelle nostre relazioni familiari, sociali, nei momenti di lutto, Signore della dolorata, quanto saranno qui davanti a noi, parlerà il cuore, parlerà l'anima, non le parole. E tra noi il nostro vescovo, Michele Pennisi, che rivolgerà la parola facendoci meditare sulla passione di Cristo, ciò che Cristo ci ha meritato, qual è la grande importanza di quello che stiamo celebrando. Meditiamo, preghiamo. Il silenzio favorisce questi segni di affetto verso il Cristo. Consegnato alla comunità che era, saremo noi ad essere benedetti, un atto di profonda fede. Chiediamo alla Vergine Santa, la mamma che ci è stata affidata dalla croce del suo figliolo, chiediamo a lei gli stessi, di avere gli stessi sentimenti quando quel venerdì santo sera accompagnò il suo figlio al sepolcro. Fate spazio, per piacere.
il dolore della madre e la cattiveria dei figli. Se in quella delle donne che hanno pianto su Gerusalemme, se quella del centurione che, sapendo che se perdiamo la sua vita per lui, la salveremo per l'eternità. Papa Francesco, nella sua prima predica ai cardinali, ha detto: non siamo discepoli del Signore, siamo mondani, siamo vescovi, preti, cardinali, papi, ma non discepoli del Signore. E ha aggiunto: io vorrei che tutti abbiamo il coraggio nuovo a contrastare il male con il bene, a credere nell'amore di Gesù per noi e a contraccambiare questo amore amando Dio sopra ogni cosa e il prossimo come Gesù ha amato noi, sino alla fine dei tempi. La sua passione continua oggi, in tutte le vittime. Signore, dovete salire.